Allora, Paradiso canto 9. Canto 9 è l'ultimo canto, possiamo dire, del pre-paradiso. Perché dici pre-paradiso? Siamo in paradiso. Perché come tutte le cantiche, inferno c'è una sorta di canti preliminari fino anche lì, fino al canto 9, poi dopo si va nell'inferno vero e proprio, la città di Dite. Purgatorio è lo stesso, fino al canto 9, poi dopo si entra proprio nel vivo del purgatorio nel canto 10. E anche il paradiso, possiamo dire che entra nel vivo del paradiso a partire dal canto 10. Ciao. E questo è il canto 9. Canto 9 che si svolge in un cielo di Venere, dove si appunta l'ombra della Terra. È l'ultima sfera celeste dove arrivava, secondo l'astronomia medievale, l'ombra della Terra, oltre non arrivava. Questo che significa dal punto di vista poetico? Significa che i beati che sono in quel cielo e nei cieli precedenti fondamentalmente hanno ancora qualcosa di terreno, qualche difettuccio non pienamente risolto, ma comunque reintegrato e salvato e redento. E qui siamo nel cielo degli spiriti cosiddetti amanti. Amanti di che cosa? Amanti di qualsiasi cosa. In fondo l'amore, Eros, è un vettore energetico molto positivo che il creatore ci mette addosso, ci mette nella struttura profonda della nostra personalità. Sta a noi, no Massimo, sta a noi questo vettore, questo Eros profondo, questa energia sistematica, dirigerlo verso scopi buoni. Sarebbe come un trattore che porta degli aratri assolutamente potenti che poi li dirige, non so, verso l'asfalto, verso le strade pavimentate, invece che dirigerli verso i campi e far fruttare poi il terreno. Giusto? Quindi questi spiriti amanti, il canto precedente con la professoressa Gambini avete visto Carlo Martello. Carlo Martello, figlio di Carlo II d'Angiò, un Carlo II non proprio così, era secondo rispetto al primo, secondo me. In tutto. Tu dici è un truismo questo, una cosa logica, però in effetti non raccapezzava tanto, era più, scriveva i sermoni per le prediche, no? Non sapevi. Ci abbiamo i sermoni di Carlo II. So che all'Avellino c'è una sua statua che chiamano il Puttino. Quindi questo Carlo Martello, figlio, un bravo figlio di Carlo II, su cui Dante aveva riposto le proprie speranze, e che sarebbe diventato re della Provenza, della Sicilia, dell'Italia del Sud, dell'Ungheria, e quindi avrebbe fatto una specie di unità europea ante litteram con la sua saggezza. E l'amore di Carlo Martello, non abbiamo indizi che Carlo Martello fosse un lussurioso o uno che dirigeva l'amore verso fini impropri. Certamente era uno che dalla terra dirigeva il suo amore per la Civitas, tant'è che nel corso del canto parla proprio del ruolo che la cittadinanza ci assegna, delle doti che noi abbiamo personali per farle fruttare a beneficio della città, della cittadinanza. Quindi era sicuramente un amante della politica in senso generale, cioè in senso buono, in senso sia costruttivo. Invece nel canto 9 vedremo tre personaggi che avevano diretto questo loro amore verso, diciamo, l'amore, come dire, lussurioso. Lussurioso. Prima incontreremo Cunizza da Romano, la sorella di Ezzelino da Romano, che era stata amante, tra l'altro, di Sordello, Lugia. Sordello da Goito, quello ai Serva Italia, no? Dolorostello. Era stata amante di una serie di personaggi politici, i governanti qua e là, le varie città d'Italia. Poi alla fine della vita
si era ritirata a Firenze facendo vita morigerata, pia, eccetera. Un altro invece è, secondo, è Folchetto di Marsiglia. Folchetto da Marsiglia, grande amatore, dice di se stesso: io sono stato un amatore più di Didone, più di Fillide, più addirittura di Ercole, in fin che si convenne al pelo, cioè fino a che non gli si cominciò a sbiancare i capelli. Era anche un trovatore, trovatore provenzale, grande trovatore, buon poeta, Folchetto da Marsiglia. Poi si fece religioso, fu fatto vescovo, vescovo di Tolosa. Un neo un po' grosso che partecipò alla crociata contro gli albigesi, ma insomma la storia è storia, Dante non è che si interessa tanto, lui ci prospetta delle soluzioni poetiche a, agli intrecci dell'esistenza, stavo per dire al mistero, no, direi agli intrecci. Però in questi personaggi, poi vedremo un'altra, una prostituta citata nella Bibbia, Rahab, che stava alle porte di Gerico quando Giosuè arrivò a Gerico, e questi signori avevano praticamente seguito il volger verso il basso, diremmo il principio del piacere, come lo chiamava anche Freud, il principio del piacere, o vogliamo dire il principio orgiastico che condiziona la nostra vita, ce la trae, ce la tira verso il basso, e la avevano seguito questa cosa. La salvezza è stata per loro non la neutralizzazione del vettore, di questo vettore di Eros, di questa forza che abbiamo dentro di noi, come a volte tanti padri spirituali esigevano per correggere le nostre inclinazioni, cioè mortificare addirittura le nostre risorse. No, non è stata questo. È stata la conservazione di questo vettore in tutta la sua energia, in tutta la sua potenzialità, ma la rotazione del verso del vettore da verso giù, diciamo, a verso su, quindi. E questo è grosso modo la struttura del canto. Naturalmente ci sono tante bellezze espressive in questo canto che adesso non mi dilungo a rappresentare, vedremo via via lungo il corso del canto visioni ampie, visioni eccezionali, un linguaggio teso verso l'alto, cioè verso quello stile un po' tragico, aulico, che caratterizza il paradiso. Da poi che Carlo tuo, bella clemenza, m'ebbe chiarito, mi narrò gli inganni che ricever dovea la sua semenza. Dante dice: questo Carlo, o bella clemenza, è la moglie di Carlo Martello. Clemenza si chiamava pure la figlia, ma chiaramente è riferito alla moglie. M'ebbe chiarito tutta la questione che aveva chiesto, mi narrò, mi profetizzò anche gli inganni che avrebbero, diciamo, danneggiato la sua discendenza. Ma disse: taci e lascia muovere gli anni, sicch'io non posso dir se non che pianto giusto verrà di retro ai vostri danni. Che ve posso fare? È così. Siamo voi di questo andazzo, diciamo, angioinesco, un pochettino torpido. Tra l'altro, per esempio, un primo, il figlio di Carlo Martello era stato spodestato dalla giusta eredità dal fratello di Carlo Martello, Roberto. Quindi una di queste cose. Poi dopo le altre sono tutte quelle che seguono in genere le vicende di queste dinastie. E già la vita di quel lume santo rivolta s'era al sol che la riempie, come quel ben che ogni cosa è tanto. Carlo Martello guardava verso la luce divina. Ai anime ingannate e fatture empie, che da si fatto ben torcete i cori, trizzando in vanità le vostre tempie. Anime ingannate facilmente, vi lasciate ingannare da amori impropri. Fatture non sono le fatture, fatture, facture,
participio futuro del verbo faccio, che diventerete empie. Perché diventerete empie? Perché, diciamo, torcete da tutti questi beni, torcete la vostra attenzione, i vostri cuori, e li drizzate verso fini impropri, vanità. Vanità qui è una parola molto densa, quello che è vano. Mataiotes, mataioteton, caipanta, mataiotes. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Vedete qui questa espressione, torcete e drizzate. Dante è sempre molto bilanciato nelle espressioni. O sono apposizioni, concetti e espressioni, oppure sono controapposizioni, come in questo caso. Ne vedremo alla fine una su cui rifletteremo su almeno un paio di versioni dei codici danteschi nella chiusura di questo canto, come ci aiuterà a interpretarla questo criterio. Ed ecco un altro di questi splendori ver me si fece, e il suo voler piacermi significava nel chiarir di fuori. Venne un altro di questi luci, di questi lumi, e lampeggiando, si può dire lampeggiando più intensamente, mi dimostrava che mi voleva piacere. Il suo voler piacermi, ti ricordi chi lo dice questo? Gozzano nella Signorina Felicita, e dice: e più del fatto che tu mi piacevi, mi piaceva il tuo voler piacermi. Chi può, se va a rileggere questa Signorina Felicita di Gozzano, trova questa espressione: mi piaceva il tuo voler piacermi. L'aveva preso ovviamente da Dante. Gozzano era uno che si riforniva abbastanza da Dante, come Montale, come Luzi, come Pascoli, Leopardi stesso. Vabbè, come i debiti sono stati tanti. Gli occhi di Beatrice, che erano fermi sopra me come pria, di caro assenso al mio desio certificato fermi. Ecco, Beatrice, che è lo spirito contemplante, la potenza contemplante, sorveglia i moti di Dante. Beh, metti al mio voler tosto compenso, beato spirito, dissi. Allora, si rivolge Dante e fammi prova che io possa interriflettere quel che io penso. Dante si rivolge a questo spirito che gli è vicino e dice: fammi contento, o spirito beato, dammi la prova che tu leggi nel mio pensiero, che io possa interriflettere quel che io penso. Onde la luce che prima ancor nova, del suo profondo ondella pria che m'era ancor nova, del suo profondo ondella pria cantava, seguette come quei cui ben far giova. E l'ha risposto, di questa ha risposto. E adesso vediamo dall'alto, abbiamo la visione dall'alto. Qui, questa è Cunizza che parla, vediamo un po' d'Italia dall'alto, ma vedremo, poi quando parlerà Folchetto, ancora una visione proprio dallo spazio, si può dire. In quella parte della terra prava italica, che siede fra Rialto e le fontane di Brenta e di Piava, si leva un colle e non sorge molto alto, da onde scese già una facella che fece alla contrada un grande assalto. Allora, Cunizza da Romano, sorella di Ezzelino da Romano. Ezzelino da Romano, un tiranno della Marca Trevigiana. Il colle di cui parla è il colle Romano, nella zona di Treviso. Colle Romano, Ezzelino da Romano era la longa manus di Federico II. Federico II di Svevia, quindi faceva la politica ghibellina in quel territorio, in cui era aspra la contesa tra Guelfi e Ghibellini. Vedremo poi altre condizioni di lotta. E dice Cunizza: c'è un colle, non è molto alto,
scese da esso una facella, una fiamma, un fuoco, che fece un grande assalto alla contraria, cioè fece un disastro, aggressioni, prepotenze, soverchierie, eccetera. D'una radice nacqui, e io ed ella, Cunizza fui chiamata, e qui refulgo perché mi vinse il lume desta stella. Abbiamo detto prima, sono chiamata Cunizza, sto qui nel cielo di Venere, perché il lume della stella di Venere mi soggiogò, torcendo un po' in malo modo la mia potenza, diciamo, la mia potestas amandi, cioè la mia capacità di amare, torcendola verso la lussuria e non anche verso tutte quelle forme invece che ne avrebbero costituito la maggiore dignità. Non si intende negare il valore positivo dell'eros, della sessualità, ma della lussuria, che è un'altra cosa. La lussuria, cioè la deviazione incontrollata, diciamo, in modo orgiastico dell'eros e anche della sessualità, che va sempre usato comunque in modo libero, non nel senso orgiastico del vettore, talento che sommette la ragione, come dice Dante nel canto quinto dell'Inferno: «Enno dannati i peccator carnali che la ragion sommettono al talento». Qui refulgo perché mi vinse il lume desta stella, ma lietamente a me medesma indulgo la cagion di mia sorte, non mi noia, che saria forse forte al vostro vulgo. Ma io sono contenta di questo, non mi dà nessun fastidio. Noia è il latino noxa, che significa fastidio, danno, pungolo. Non mi dà nessun fastidio questo fatto di stare qui in un cielo non tanto altissimo, e invece questa cosa qua, se la dicessimo alla gente, generalmente ne avrebbe forse scandalo. Dicevo, ma quella ha fatto la mignotta per tutta la vita e adesso sta in paradiso. Uno scandalo da niente. E poi pensare addirittura che quell'energia che aveva profuso nell'amore lussurioso viene addirittura recuperata per il paradiso. Scandalo su scandalo, scandolizzando. È giusto? Non si è fatta mancare niente, per di più ha avuto. Quindi abbiamo fatto il discorso l'altro giorno, no? Se è così facile. A posto. Qui non si. Qui siamo sotto registrazione, quindi allora. Ragione di mia sorte, non mi noi. Allora, di questa luculenta e cara gioia del nostro cielo che piume e propinqua, adesso gli presenta un'altra luce, un'altra anima. Grande fama rimase, e pria che muoia questo centesimo anno ancora si incinqua. Vedi se si deve far l'uomo eccellente, perché altra vita la prima relinqua. Ecco, ti presento quest'altro personaggio che sta qui vicino a me. Una fama grandiosa, che continuerà almeno altri 500 anni, se vogliamo essere nell'interpretazione che questo centesimo anno si riferisse al 1300, al secolo. Ma se si riferisse al millennio, 1300, avremmo ancora migliaia di anni. Comunque, vabbè, ognuno la prende come vuole. Nel primo caso può essere una valutazione oggettiva, anche se la fama di questo signore è venuta fino a noi proprio per merito di Dante, quindi più di 500 anni. E ciò non pensa la turba presente, che tagliamento e adice richiude, né per essere battuta ancor si pente. Ecco, lo zelo di Cunizza a questo punto diventa uno zelo politico. Non è più uno zelo lussurioso, si premura di riversare questo suo amore come preoccupazione di quello che sta succedendo nella sua marca trevigiana. La gente che sta lì, dice, non pensa a fare cose per avere il futuro. Attenzione, Dante quando parla di questo desiderio di sopravvivenza nella memoria, non è semplicemente una questione di vanità, ma è una questione di utilità.
Perché noi tutti abbiamo qualcosa da donare alla società. E se doniamo grandi cose avremo grandi memorie. Se doniamo piccole cose avremo poche memorie. Quindi nessuno si preoccupa di mantenere viva la propria memoria per il futuro, intendendo che nessuno si preoccupa di fare qualcosa di buono. Ma ciò non pensa la turba presente, che tagliamento e adice richiude, né per essere battuta ancora si pende. Non riesce nemmeno a capire dopo le sconfitte quello che succede. E tosto fia che Padova al palude cancera l'acqua che Vicenza bagna per essere al dover le genti crude. E parla della sconfitta dei padovani da parte dei vicentini per non voler sottomettersi al vicario imperiale Cangrande della Scala, che Dante venerava non tanto come Cangrande che sarebbe stato suo benefattore, quindi era stato già suo benefattore, ma come simbolo di un'autorità super partes che andava venerata e andava in qualche modo obbedita. E là ove Sile Cagnanza accompagna, tal signoreggia e va con la testa alta che già per lui carpirsi fa la ragna. Il signore di Treviso, dove Sile e Cagnano sono i due fiumi che stanno, che circondano praticamente Treviso, c'è uno che fa tanto il gradasso, il grosso, era il figlio di Gherardo da Camino, ma ce lo ricordiamo, dai, il 14° canto del Purgatorio. Questo è Rizzardo da Camino, che era talmente che non si accorge che mentre lui fa il gradasso a dominare Treviso, preoccupandosi più di fare il gradasso appunto che non della felicità dei cittadini di Treviso, stanno già facendo la ragnatela, la ragna per tirargli. E dove Sile Cagnanza accompagna, tal signoreggia e va con la testa alta che già per lui carpirsi fa la ragna. Piangerà feltro ancora la difalta dell'empio suo pastor che sarà sconcia, sì, che per simil non s'entrò in Malta. Tanto sarebbe larga la bigoncia che ricevesse il sangue ferrarese. E stanco chi il pesasse a oncia, oncia, che donerà questo prete cortese per mostrarsi di parte. Ecco tai doni, conformi fino al viver del paese. Qui parla di un'altra tragedia, il vescovo di Feltre, che invece di partecipare alla ricostituzione dell'autorità imperiale nell'Alta Italia, che fu un coacervo di lotte, di conflitti, di guerre, grandi e piccole di quel tempo, si premura di riconsegnare al legato Angioino, quindi nemico giurato dell'autorità imperiale. Gli Angioini stavano nell'Italia del Sud, erano scesi con Carlo I, diciamo poi Carlo II, Carlo Martello era un Angioino buono. Si premura di riconsegnare al rappresentante degli Angioini alcuni fuoriusciti di Ferrara che si erano affidati a lui. Alessandro Novello. Piangerà feltro ancora la disfatta dell'empio suo pastor, la disfatta è una cosa malfatta, dell'empio suo pastor che sarà sconcia, sì che per simil non s'entrò in Malta. Larga sarebbe troppo la bigoncia, larga sarebbe troppo la bigoncia che ricevesse il sangue ferrarese. È un'iperbole, perché questi erano tre, però è un'iperbole per dire la gravità del fatto. E stanco che il pesasse a oncia, che donerà questo prete cortese tra virgolette, per mostrarsi di parte. E cotai doni conformi fino al vivere del paese. E sarà qualcosa che lui farà perché il modo di pensare è quello. E qui poi Cunezza termina di parlare. Su sono specchi, voi dicete troni, onde rifulge a noi Dio giudicante.
sì che questi parlaro ne paion buoni. Io vedo questo, dice Cunizza, do questo giudizio negativo di queste condizioni politiche dell'Italia del Nord-Est, do questo giudizio negativo sulla base di quello che vedo, non mediante l'analisi politica o dei giornali o delle televisioni, ma nello schermo dei troni che riflettono la giustizia divina. Qui si tacette e fecemi sembiante che ad altro fosse volta per la rota in che si mise come era davanti. Ritornò a vorticare velocemente con le altre luci beate. L'altra Letizia, che m'era già nota per cara cosa, mi si fece in vista qual fin balasso in che lo sol percota. L'altro beato, che era vicino a lui, gli si mostrò come un balasso, cioè questa pietra preziosa, vicina allo zaffiro, che era dal mondo di vista, in che sia colpita dal sole, quindi lampeggiando anche lui. Per Letiziar lassù fulgor s'acquista, sì come il riso qui, ma giù s'abbuia l'ombra di fuor, come la mente è trista. Noi, per dimostrare la Letizia che abbiamo in corpo, sorridiamo. I beati in cielo si illuminano ancora di più, mentre coloro che hanno scelto il fallimento perfettamente riuscito e quindi sono nel buio di qualsiasi luce, diventano ancora più scuri in volto, quando l'anima dentro si attrista. E adesso Dante fa un altro esperimento con questo beato. Prima l'ha fatto con Cunizza, che gli ha detto: voglio un po' vedere se posso riflettere in te quello che io penso. E adesso utilizza un gioco di parole con dei neologismi che costruisce lui e dice: Dio vede tutto e il tuo veder si inluia, il tuo vedere si approfondisce in lui, inluiarsi. Beato spirito disse, prima detto disse spirito beato e adesso beato spirito disse, disse spirito beato, beato spirito disse, gira un po' la cosa, e sì che nulla voglia di sé a te puote esser fuia. Allora tu guardi talmente, ti illui, diventi, immergi in lui, in Dio, che qualsiasi altra cosa, esatto, qualsiasi altra cosa, qualsiasi volontà nostra o mia, nessuna di queste ti può essere oscura, fuia. Dunque, la voce tua che il ciel trastulla sempre col canto di quei fuochi pii che di sei ali fa tan la coculla, perché non satisfaccia ai miei disii? Già non attenderei io tua dimanda se io mi intuassi come tu dimmi. Mi intuassi? Quindi ci sta inluiarsi, intuarsi, immigliarsi. È carina questa produzione, diciamo, di neologismi, no? Tu sai tutto, ti immii dentro me con la capacità visiva che ti viene dall'illuiarti e al tempo stesso conosci quindi tutto di me. Quindi tu ti immii, conosci tutto, se io mi intuassi, cioè se io penetrassi dentro di te con la stessa capacità, io già ti parlerei. Tu perché ancora non mi parli? Questo un po'. Già non attenderei io tua dimanda se io mi intuassi come tu ti mi. Mi intuassi, no, mi intua, cioè mi. No, mi intuare. M apostrofo intuassi, capito? Questo è fondamentale. Tu pure. Adesso c'è questa visione dall'alto, secondo me è spettacolare.
Folchetto dà le coordinate come se fosse un localizzatore GPS. Dà delle coordinate spaziali per dire dove è nato, non dice la città dove proviene, ma dà le coordinate. E comincia alla larga. La maggior valle in che acqua si spanda, incominciarono allora le sue parole. Fuor di quel mar che la terra in ghirlanda, il mare Mediterraneo, diciamo, tra discordanti liti contra il sole tanto sen va che fa meridiano laddove orizzonte pria far suole. Cioè che fa? C'è 90 gradi tra l'orizzonte e il meridiano, cioè gli estremi di questo, di questa valle sono come l'orizzonte e il meridiano, quindi 90 gradi. D'altra parte 180 gradi era fino al Gange, no? Dante, quindi diciamo da Cadice al Gange 180 gradi, poi no, agli antipodi di Gerusalemme, il Purgatorio, no? Cioè, quindi, okay. Quindi da Gerusalemme, diciamo da dove arriva il Mediterraneo, Gerusalemme, fino al Golfo, fino allo Stretto di le colonne d'Ercole, oltre 90 gradi, secondo l'astronomia di allora. Quindi la maggior valle in che acqua si spanda, cominciarono allora le sue parole, fuor di quel mar che la terra in ghirlanda, tra discordanti liti, contro il sole tanto sen va che fa meridiano, laddove orizzonte pria far suolo. Di quella valle fu io litorano, tra Ebro e Macra, quindi gli dà una distanza abbastanza lunga, tra il fiume Ebro in Spagna e il fiume Macra, che per cammin corto parte lo genovese dal Toscano, che divide la Liguria dalla Toscana. Tra Ebro e Macra, a metà strada, più o meno. Ad un occaso, quasi, e a un orto, siede Bugea, e la terra ond'io fui, che fe del sangue suo già caldo il porto. A una stessa, diremmo, longitudine, a questo punto, una stessa longitudine, siede la terra dove io sono nato e Bugi in Algeria. Quindi, grosso modo, gli dà le coordinate della latitudine e longitudine. Ok? La città è Marsiglia, quella che Bruto conquistò e nella conquista di Marsiglia ci fu uno spargimento enorme di sangue, invece caldo il porto di sangue, capito? Quindi abbiamo capito che è Marsiglia, tra Ebro e Macra e poi alla stessa longitudine di Bugi in Algeria, quindi chiaro, Marsiglia. Folco mi disse, quella gente a cui fu noto il nome mio, e questo cielo di me si imprenta come io fe di lui, che più non arse la figlia di Belo, noiando e a Sicheo e a Creusa, di me, infin che si convenne al pelo, né quella rodopea che delusa fu da Demofonte, né Alcide, quando Iole nel core ebbe rinchiusa. Sono stato un grande amante, un lussurioso. Era stato anche un trovatore, dicevamo prima, grande amante lussurioso, più di Didone, che abbiamo incontrato nel quinto dell'inferno, più di Fillide, che si rammaricò di essere stata abbandonata da Demofonte, più di Ercole, quando fu preso d'amore per Iole, fino a che, infin che si convenne al pelo, finché, insomma, non però qui si pente, ma si ride. Come si ride? Non della colpa che a mente non torna, ma del valor che ordinò e provvide. Qui però non proviamo nessun pentimento di questa cosa qua.
come dice, hai fatto questa cosa e non provi pentimento. Addirittura si ride, siamo allegri, facciamo festa, ma di che? Perché non ci si pente? Perché il pentimento è già avvenuto, la conversione c'è già stata, l'acqua di Letè è stata bevuta, e tu sai che quando il recuperando beveva l'acqua dell'Etè, dimenticava le colpe. Ci si rallegra del fatto meraviglioso che questo mondo di quassù ritorce quel vettore che ci portava in basso e lo raddrizza verso l'alto. Cioè, qui però non si pente, ma si ride, non della colpa che a mente non torna, ma del valor che ordinò e provvide. Qui si rimira nell'arte che adorna con tanto effetto e discernesi il bene, perché il mondo di su, quel di giù, torna tournée, francese, che significa girare, rivoltare. Capito com'è preciso? Qui si rimira nell'arte che adorna con tanto effetto. Quello di prima, e discernesi il bene, perché il mondo di su, quel di giù, torna. Ma perché tutte le tue voglie piene t'emporti, che son nate in questa sfera, procedere ancora oltre or mi convene. Tu vuoi sapere chi è in questa lumera che qui appresso a me così scintilla come il raggio di sole in acqua mera? Quest'anima beata che mi sta vicino e che fa dei lumini come un raggio di sole colpisce un'acqua limpidissima, capisci? Una cosa fantastica. Or sappi che là entro si tranquilla Rahab e al nostro ordine congiunta di lei nel sommo grado si sigilla. Lei ha il timbro più alto assoluto di questo sommo grado in cui stiamo noi. Perché? Perché Rahab, e poi ce lo spiegherà, da questo cielo in cui l'ombra s'appunta che il vostro mondo face, abbiamo detto prima che il cielo di Venere era l'ultimo in cui arrivava all'ombra della terra, pria che altr'alma del trionfo di Cristo fu assunta, fu una di quelle che la prima che fu assunta in questo cielo quando Cristo risuscitò. Ben si convenne lei lasciar per palma in alcun cielo dell'alta vittoria che s'acquistò con l'una e l'altra palma. Fu una cosa saggia e giusta portare lei come prima preda, diremmo noi, no? come primo pegno di questa vittoria della croce di Cristo, portarla nel cielo di Venere, proprio Rahab, che era la prostituta che stava alla porta di Gerico. Ben si convenne lei lasciar per palma in alcun cielo di quel dell'alta vittoria che s'acquistò con l'una e l'altra palma, perché la favorò la prima gloria di Giosuè in sulla terra santa. La Palestina. Giosuè è entrato in terra santa, Gerico, e trovò Rahab che lo aiutò a entrare a Gerico, a aprire le porte della città. La terra santa che poco tocca al Papa la memoria, di cui il Papa si interessa molto poco. Perché si interessa poco della terra santa? Perché dice Folchetto, e qui lo zelo di Folchetto, in cui si esprime adesso quella sua capacità, quel suo eros, quella sua capacità di amare, lo zelo di Folchetto si dirige nel reprimere e nel cercare di svegliare gli animi da quel decadimento che era, diciamo, la ricchezza a cui badavano e il potere a cui badavano i cardinali e il Papa. Quindi, mentre prima Carlo Martello, nel canto precedente, dirigeva tutto il suo afflato di amore verso la costituzione della civitas, della società civile, mentre Cunizza rimprovera e depreca
il maluso della politica, Forchetto di Marsiglia depreca il maluso dei beni terreni da parte della curia romana. La tua città, gli fa, che di colui è pianta, che pria volse le spalle al suo fattore e di cui è la invidia tanto pianta. La tua città, che è l'orto, il terreno dove germoglia Lucifero, quello che prima volse le spalle al fattore, cioè a Dio stesso, e di cui l'invidia tanto pianta, produce e espande il maledetto fiore. La pianta, il fiore, vedete come ci sono connessioni, apposizioni, controapposizioni. Il fiore è il fiorino, è il denaro, è Firenze che sta diventando in quegli anni ricca e commerciante di denari, non solo di beni. È vero, Massimo, tu che Firenze l'hai studiata approfonditamente sotto questo profilo, perché sei cultore, eh? La tua città che di colui è pianta, che pria volse le spalle al suo fattore e di cui l'invidia tanto pianta. L'invidia di Lucifero è quella che genera tutti i dolori del mondo, produce e spande il maledetto fiore che disviate alle pecore e gli agni, ha sparpagliato via le pecore e gli agnelli. Perché? Però che ha fatto lupo del pastore. Il pastore è diventato lupo. Qui c'è la parabola del buon pastore, anche qui, no? Questa connessione lupo-pastore, contrapposizione. Disviati le pecore e gli agni, però che ha fatto lupo del pastore. Onde l'Evangelio e i dottor Magni son dei relitti, e solo ai decretali si studia, sicché pare i lor vivagni. Il Vangelo e gli scritti dei padri della Chiesa sono abbandonati. Da che si capisce, tra l'altro, che sono abbandonati? Perché nei vivagni, il vivagno del libro è questo spazio che sta tra lo scritto e il bordo della pagina, si chiama vivagno. Qui chiaramente è poco, ma nei volumi di allora, nei codici, ce ne stanno tanti di questi, lo spazio è grande, e ci pigliavano gli appunti, ci scrivevano cose. Per esempio in un libro notarile di Enrichetto delle Querce di Bologna sono stati trovati dei versi di alcuni sonetti di Dante. Enrichetto delle Querce aveva scritto questi versi di Dante sugli appunti, sul vivagno dei suoi registri, non so di che cosa, e sui notai, no? Bologna, cioè, scrivevano questi, i versi di Dante, quella sono stati trovati in questi appunti dei vivagni. E allora che succede? Che lì nei vivagni dei Vangeli e dei libri dei padri della Chiesa non c'è scritto niente, solo ai decretali si studia, sicché pare i loro vivagni. Invece nei volumi delle amministrazioni, nei registri amministrativi, del dare, avere, no? Lì c'è scritto tutto. E questo, dice Dante, ci fa capire l'interesse, che non era tanto per la scrittura quanto per le pratiche amministrative finalizzate al proprio interesse. A questo intende il Papa e i cardinali. Non vanno i loro pensieri a Nazarette, laddove Gabriello aperse l'ali. Gabriello. Dove andò l'angelo Gabriele ad annunciare a Maria? Ma Vaticano e le altre parti elette di Roma, che sono state cimitero alla milizia che Pietro seguette, tosto libere fie della Voltero. Dice, ma fra poco
tutta quella Roma, tutta che è stata deturpata da questi avvoltoi, sarà liberata da questi avvoltoi. Ricordiamoci che quando Dante scrive si era in pieno esilio avignonese. Il Papa stava ad Avignone. Allora dicevo prima, qui questa chiusa presenta almeno una doppia lettura nei codici. A Voltero, adultero. Tosto libere fien dell'adultero. Tosto libere fien della Voltero. Allora, mo vi dico come la penso. Quando noi chiamiamoci poeti, non so che scriviamo poesie, noi poeti, scriviamo per andare avanti nella scrittura, utilizziamo in genere un andamento logico, concatenante, anche laddove sembra che tutta questa concatenazione poi non ci sia, in realtà c'è e come. E l'andamento concatenante procede per, come dicevo prima, giusta apposizioni, sviluppi o contrapposizioni, ma che mantengano poi però il discorso all'interno di una logica espressiva che richiama quasi in modo generativo un verso dopo l'altro, dopo l'altro, dopo l'altro, eccetera. E se andiamo a vedere la Divina Commedia è una risorsa infinita di queste, e qualcuno l'abbiamo sottolineata pure stasera. Allora, adultero da un punto di vista concettuale ci sta, ma da un punto di vista della consecutio imaginum e della consecutio, chiamiamolo così, logica, qui abbiamo un essere alato che scende dall'alto a portare la salvezza, l'Arcangelo Gabriele con le ali. Qua ci abbiamo soggetti che questa salvezza cercano di vanificarla. E allora, ecco, tu capisci, il flusso logico e di immagini e anche di suoni obbliga quasi a considerare che non può essere adulteri, ma avvoltoi. Che si lega per contrapposizione molto efficace, a quell'angelo che invece era sceso con le ali, anche gli avvoltoi hanno le ali, ma quello c'aveva le ali per scendere a salvazione, quest'altri avvoltoi hanno le ali per intervenire a perdizione. Detto questo, non mi resta che augurarci alla prossima volta per il canto 10° del Paradiso. Buonasera.